ti è anche un po' coglione, perché quelli gli stessi che mi sospendono mi suggeriscono: ma perché non scrivi sotto pseudonimo? Oppure quando io ho gli incontri con la direzione del personale, cioè, tu vedi l'imbarazzo che questi, che sono, alcuni sono anche carissimi amici, che quando io ero nel direttivo dei dirigenti li ho difesi a oltranza. Oppure il direttore del personale, che ho messo in piedi i miei rapporti perché ero convinto che è un ottimo, e lo sono ancora convinto, un ottimo direttore del personale, e così per quello che, per quel poco che ha contato la mia parola, la mia esperienza dentro l'azienda, l'ho messa a sua disposizione. Non lo so, io penso che, io sono stato, vengo da una famiglia di contadini, da Monghidoro, è un paese dell'Appennino tosco-emiliano, una volta si chiamava Schergalesen, Scarica l'asino, perché era un paese di passaggio tra l'Emilia e la Toscana. Arrivavano gli asini, i muli, i cavalli, eccetera, eccetera, e lì c'erano le poste, per cui c'era il cambio per il viaggio. Paese poi conosciuto perché ha dato i natali a Gianni Morandi, che è mio cugino, ma lo dico così tanto per un fatto di cronaca, perché non, con lui ho pochissimi rapporti, eccetera. E quindi mi hanno insegnato i miei di dire, come dire, di non dire bugie, cioè di dire sempre quello che penso, e qualche volta dire quello che uno pensa poi subisce delle conseguenze. Perfetto, io sono uno che professionalmente ha determinate capacità, mi permetto di dirlo. Io ho iniziato a fare la televisione nel 1978 e ho cominciato facendo dei film, quindi non ho cominciato facendo dei programmini, eccetera, eccetera. Quindi ho cominciato dal massimo e ringrazio quelli che allora hanno investito sulla mia professionalità. E quindi e ho avuto una carriera di successi. E quando ma scusate, cioè mi vergogno parlare un attimo di me, eccetera. Credo di essere il regista, il giornalista, il produttore, il capostruttura, credo tra i più premiati nella storia della televisione italiana, dai Telegatti agli Oscar per la regia, eccetera, eccetera, premi internazionali, tutto questo. Tutto questo non serve. L'importante è essere allineato. L'importante è, come dire, far sì che se ci sono delle trasmissioni che funzionano, che portano tanti soldi dentro l'azienda, in quel caso si parlava, tu hai citato il mio articolo riferito a Ballarò, riferito ad Anno Zero, ma riferito anche a Bruno Vespa e al suo porta a porta, perché anche quello... anche Vespa è stato chiuso, no? in quel periodo, eccetera, eccetera. Ma quello che non tollero sono le ragioni perché questi programmi sono stati chiusi. Quando noi ci troviamo di fronte a un direttore generale che dice un programma, prendiamo Santoro, media 20-22%, Santoro può piacere o non può piacere, ma Santoro è un grande professionista della nostra televisione. E infatti, il signor Berlusconi, quando ebbe l'occasione di portare Santoro alle sue televisioni, lo fece, punto. E Santoro di oggi è esattamente quel Santoro di allora, polemico, esuberante, fazioso, metteteci tutto quello che volete. Bene, quel programma, se voi andate a vedere la storia di quel programma e l'aumento negli anni dei break pubblicitari all'interno del programma, quelli sono tutti i soldini che entrano nelle casse della RAI. Allora, quel programma che ti fa il 20% viene sostituito con un programma
di tribuna elettorale che fa il 3%, da 5 milioni di telespettatori si passa a 400-500 mila telespettatori, anche un bambino sa che c'è un crollo di pubblicità, anche un bambino sa che un programma viene venduto agli inserzionisti, come dire, nel momento in cui il programma, anzi, nel momento in cui il programma è in preparazione, non nel momento in cui il programma è già in onda. Allora, dichiarare pubblicamente che non è assolutamente vero che ci sia stata una perdita di pubblicitaria, e poi il direttore generale l'ha voluto anche dimostrare, ha detto, è semplice, perché noi a quegli inserzionisti che avevano già acquisito lo spazio abbiamo poi dato degli spazi in cambio. Allora, 1 più 1 fa 2, cioè nel momento in cui tu non hai restituito dei soldi ma gli hai dato degli altri spazi, vuol dire che quegli spazi che gli hai dato successivamente non li hai venduti e quindi c'è stato un mancato introito. Allora, siamo tutti fessi? Io credo di no. Io credo che noi andremo a fare, dopo questo mio intervento, lo dico perché in prima fila c'è Marcello De Angelis, che fa parte della Commissione Parlamentare di Vigilanza, e voglio dire, io sono molto contento di essere qui, perché siamo all'interno di una manifestazione dove, credo in maniera molto serena e molto democratica, ci sarà un confronto di opinioni sicuramente diverse, perché generalmente ci troviamo sempre, che siamo sempre d'accordo, cioè quelli che stanno qua sono sempre quelli che la pensano in una certa maniera, e invece c'è bisogno di confronto, c'è bisogno di tanto confronto dentro la nostra.